Ciao amici, ciao amiche, come va? Sono tutto bene, benvenuti in questa nuova puntata di Survival Domacio. Talmente tanta è stata la curiosità che mi è venuta dopo l'ultimo video insieme ad Oliver, che oggi, grazie a lui, la proveremo in prima persona. Siete curiosi? Beh, io sì, e se lo siete anche voi, venite insieme a me dopo la sigla. Salta, che dice vuoi? Praticamente quando tu apri fa boom e non è tanto bene. Proprio devi tirare e devi stare scomodo. Allungare le gambe, prova a muovere il piede a destra e a sinistra, ecco, questi, vediamo se senti che muovo, sì. Ecco, questo è praticamente, stai solo appoggiato piano piano senza fare forza. Cavo atteso pronti alla partenza. Ecco la forza di andare in adesso, se si dovesse rompere il cavo, riuscirai a già rientrare in campo. Ma se sarei dovuto atterrare in uno di questi campi davanti a noi. Dopo è transizione praticamente. Il 90% della capacità del tuo cervello adesso è orientata al cranio. Proviamo a salire un pochino. Grazie a testa al nostro traino. Praticamente una triangolazione sole, vento e nuvola. Per capire dov'è la massa d'aria che sale. Leggendo il cielo, leggendo il terreno, 1120. Mantenere velocità costante e assetto costante, tra i 90 e i 100 così, salita, triangolando. Bella salita. Adesso c'è discendenza, quando c'è discendenza c'è un picchiare un po' prima. Ecco, via verso il materiale. Adesso c'è una piccola discendenza, allora io accelero
però abbiamo un'ottima triangolazione qua. La nube davanti a noi. Dobbiamo vedere il cielo e leggere queste nuvole, no? I cumuli, la loro conformazione, capiamo se sono dei cumuli che sono energetici oppure sono in dissolvimento. Questa qua a destra in dissolvimento non ci darà più tanta energia, purtroppo. Questa a sinistra invece ce ne darebbe un po'. Anche se io vado a sinistra, adesso piego a sinistra, triangolazione, vento, sole, orografia e nube. Adesso abbiamo la discendenza e scappo, quindi vado a 120. Questa è la fase di formazione, e quella è di sorgimento. Si fa lo stesso, però è un po' più complesso leggere il cielo. Questo qua c'è una domba, che è di discendenza, allora io picchio per scappare dalla discendenza. Che pilota, eccolo il nostro pilota, bravissimo, continua così, super. Bene ragazzi, il video finisce qui, grazie ancora per questa bellissima esperienza, noi come sempre ci vediamo nella prossima puntata, io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non perdete nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao ragazzi, alla prossima!